La Pasqua è ormai alle porte e i nostri supermercati e i supermercati sono invasi tra uova di Pasqua, colombe ed agnello. Quest'ultimo ingrediente, ossia l'agnello, è uno di quelli che viene utilizzato moltissimo nelle nostre festività qui in Italia. L'agnello lo ritroviamo fritto a Natale e viene ripresentato anche a Pasqua, per simbolo religioso o per marketing o anche abitudini culinarie. Non è di certo compito mio dare questa risposta, è compito mio però presentarvi questa videoricetta. Solette d'agnello fritte, esta es la mia versione. Andiamo a vedere subito la videoricetta. Io non potrò di certo giudicare quest'ultima, ma posso giudicare che sono fantastiche. Bella a tutti ragazzi, io sono Executive Chef Gabriele di In Cucina con Chef Gabriele. Bentornati a tutti in questa seconda videoricetta del mese, videoricetta in preparazione alla Pasqua, che ricordiamo, Pasqua quest'anno si celebra e arriverà il 1º aprile 2018. Domenica 1º aprile 2018. Che sta arrivando la Pasqua, di sicuro non ci voleva Chef Gabriele che ce lo diceva in una videoricetta. Lo avrete sicuramente notato dal cambio delle temperature fino a qualche settimana fa, anzi, ormai diciamo un mese fa, avevamo la neve a Roma, stavamo con i riscaldamenti accesi quasi H24. Agnello, appunto, che ha vari nomi a seconda della regione in cui veniamo. C'è chi lo chiama Mbacchio, chi lo chiama Agnello, l'animale è sempre quello. L'unica cosa che cambia sicuramente è il metodo di preparazione, che possiamo fare arrosto, in forno, in padella, al barbecue o anche fritto. Ed è proprio questo quello che noi andremo a fare. Quindi bando alle ciance e andiamo a vedere subito gli ingredienti. Ci serviranno 20 g di parmigiano reggiano grattugiato, 8 costolette d'agnello, per impanare 2 uova medie, pan grattato quanto basta, per insaporire sale fino quanto basta, pepe nero, stava cadendo, questa rifacciamo, pepe nero macinato quanto basta. Andiamo a vedere subito la preparazione. Allora, in una ciotola che potrà contenere il nostro agnello andremo a mettere le uova, a sbatterle o con i lembi di una forchetta o anche con una frusta, a voi la scelta. A uova sbattute aggiungiamo il parmigiano reggiano, mescoliamo, a questo punto un pizzico di sale e di pepe. Mescoliamo per l'ultima volta. A questo punto possiamo mettere da parte le nostre uova, versare in una ciotola che anch'essa potrà contenere il nostro abbacchio, il pan grattato e potremo procedere ad impanare. Adesso dobbiamo prendere le nostre costolette, intingerle prima nell'uovo, poi nel pan grattato e per dargli una nota più croccante una doppia impanatura. Ripassiamo nell'uovo, nel pan grattato e mettiamo poi in una teglia. Continuiamo così per tutti gli ingredienti fino a completare il nostro costolette, le nostre costolette. Una volta che l'olio avrà raggiunto una temperatura di circa 170 gradi, potremo friggere. Mi raccomando di immergere una, massimo due costolette per volta, in modo di non abbassare troppo la temperatura dell'olio. Dovremo far friggere circa per 4-5 minuti le costolette, che è anche il tempo di frittura di quest'ultime. Ed ecco qua le nostre costolette d'agnello fritte e pronte per essere servite. Paio di consigli prima di chiudere questa ricetta è quella che in molte persone una volta hanno impanato passano il sale e mettono in frittura le cotolette. Quest'ultima operazione è un'operazione che è sbagliata perché il calore della frittura farà sciogliere il sale e ammorbidirà la panatura che sarà bella croccante. Quindi a cottura ultimata un pizzico di sale. Un'ultima richiesta. Un ultimo consiglio è quello dei limoni, non, e ve lo chiedo in ginocchio, vi supplico, se avete quei limoni belli, quelli di Sicilia,
Stai a venire a casa i limoni di Sicilia, quelli buoni, quelli biologici, non li usate per da mettere sopra le cotolette o qualsiasi altra cosa fritta. Sì, lo sappiamo, costolette fritte e limone, frittura mista di pesce e limone, la morte loro, ma non va, l'executive chef Gabriele vi chiede e vi implora, non mettete questi benedetti limoni sulla costoletta, che caprole frecce da fare allora? Per poi renderle di nuovo morbide, non ha senso, fatele in padella e risolviamo il problema. Invece usate i benedetti limoni per farci un buon limoncello, secondo la ricetta dei miei colleghi di Giallo Zafferano. E anche questa video ricetta è finita. Vi invito a cliccare mi piace alla mia pagina Facebook In Cucina con Chef Gabriele, ad iscrivervi al canale YouTube In Cucina con Chef Gabriele e seguirmi su Instagram ed Instagram Stories In Cucina con Chef Gabriele. Vi ricordo che sulle Instagram Stories insieme alla regia pubblichiamo delle storie, foto, video. Boomerang dietro le quinte durante la preparazione della videoricetta, la registrazione, lo scatto di foto e la post-produzione. Seguimi anche su Twitter in cucina con Chef G. Da ex Chef Gabriele di In Cucina con Chef Gabriele è tutto. Vi ricordo il link della fotoricetta qui sotto in descrizione e ricordo infine che la produzione di In Cucina Chef Gabriele augura a tutti i collaboratori e da voi fan una buona e serena Pasqua. Da ex di Chef Gabriele, di In Cucina Chef Gabriele è tutto, noi ci vediamo come sempre alla prossima video ricetta.